Vale anche per Putin, per la Russia, la famiglia, l'unità, la grande patria. C'erano tutti gli ingredienti della retorica tradizionale nel discorso di fine anno del presidente. Il corrispondente Sergio Paini. Anno nuovo. In Russia si cambia calendario, ma non presidente. Il 18 marzo si vota e Putin è già sicuro della vittoria. Un altro mandato per restare al Cremlino fino al 2024, quasi un quarto di secolo al potere. E non come capo di un partito, ma come padre di una patria ritrovata. Cari amici, ha detto nel messaggio di fine anno, bisogna volersi bene e restare uniti. Parole che suonano beffarde alle orecchie dell'oppositore Navalny, escluso dalle elezioni per una contestata condanna per frode, ma che arrivano al cuore della maggioranza dei russi. Voglio augurare un grande successo al nostro presidente, rivela Svetlana, arrivata dalla Siberia per assistere ai fuochi d'artificio sulla Piazza Rossa. Uno come lui dovrebbe governare il mondo, rincara la dose Alexandra, così tutto sarebbe in ordine. Intanto quest'estate dovrà organizzare i mondiali di calcio. Li vinceremo noi, dice Ivan, ma la partita di Putin è un'altra. Evitare che l'ISIS, sconfitto in Siria, torni a colpire proprio a casa sua.